L'amministrazione comunale ha raggiunto un accordo con l'amministrazione comunale di Landria per quanto riguarda le partite domenicali con il Sant'Angelo dei Ricchi. Dopo l'iscrizione al prossimo campionato di eccellenza, una nuova casa, per quanto provvisoria, il Corato, a meno di sorprese, giocherà le partite interne della prossima stagione al Sant'Angelo dei Ricchi di Andria. Una scelta maturata grazie all'intermediazione dell'amministrazione comunale. Quello della proprietà Maldera sarà comunque un Corato sicuramente giovane, un Corato con un progetto diverso, un progetto di transizione. Faremo un campionato /2 di transizione fino a quando l'amministrazione ci metterà a disposizione l'impianto sportivo di Corato. Grande attenzione al progetto, alle strutture e un organico ringiovanito. Vito Tursi, DG Nero Verde, ha le idee chiare sul futuro e sottolinea l'importanza di avere finalmente un campo di allenamento dopo un biennio speso a peregrinare nelle strutture della provincia di Bari. È un valore importantissimo, in quanto davvero noi avevamo grosse difficoltà per allenarci, a parte la partita della domenica. Quella si stabilisce dall'inizio del campionato, dove si gioca, lì si gioca e basta. Ma il problema serio era davvero allenarsi. Lo scorso anno abbiamo fatto un accordo con Ruvo, ma c'era anche un problema molto importante, cioè il campo di Ruvo non è nelle migliori condizioni, quindi avevamo spesso infortuni dovuti al campo. Mettendoci a disposizione, ci hanno detto che tra settembre e ottobre ci metteranno a disposizione l'impianto alternativo, cioè che ci garantirà gli allenamenti giornalieri, è già un passo davvero importante questo. I prossimi giorni, dopo la chiarezza societaria, saranno quelli delle scelte tecniche. Ripartire con mister Scaringella in panchina, questo è il più grande punto interrogativo. Ci sederemo a giorni per poter parlare di tutto. Sentiremo sicuramente anche Giuseppe Scaringella, che ha fatto bene quest'anno con noi. Ricordiamo che gli abbiamo rivoluzionato due volte la squadra e abbiamo raggiunto davvero un risultato importante.